Ciao amorosissimi, oggi con questo video tutorial andremo a vedere come realizzare questa simpaticissima presina double face molto molto carina che utilizzeremo per andare a salvare una presina vecchia. Per esempio io ho queste presine che mio marito ha distrutto con il barbecue, le ha proprio macchiate in maniera indelebile, le ho lavate con qualsiasi cosa e non sono riuscita a mandar via le macchie. Però siccome è una bella presina grande e mi dispiaceva buttarla via, ho deciso di utilizzarla come riempimento per la presina nuova di zecca. Quindi nel tutorial andremo a vedere come rivestire praticamente una vecchia presina. Potete utilizzare lo stesso metodo, ovviamente mettendo al posto di una vecchia presina un po' di strati di cotone in modo da imbottirla e renderla fruibile. Andiamo quindi subito a vedere cosa occorre e come si realizza. Per realizzare la nostra presina abbiamo bisogno di una presina vecchia e ovviamente rovinata, oppure di un paio di strati di cotone. Mi raccomando, cotone, perché è ignifugo, quindi lo possiamo, può diventare oltre che bella anche funzionale. A seconda dei colori della presina utilizzerete due tonalità di ighi, nel mio caso giallo e l'arancione, un uncinetto numero 3, un ago da lana e un paio di forbici. Andiamo quindi subito a vedere come si realizza la nostra presina. Iniziamo con la realizzazione di due piastrelle uguali, che saranno larghe tanto quanto è grande la vostra piastrella, quindi proseguirete la lavorazione andando ad ingrandire la vostra piastrella sino a ricoprire tutta la superficie della vostra presina. Se non avete la presina e utilizzate il cotone e la volete fare bella ampia, bella comoda, questa è un quadrato 18,50 x 18,50. Utilizzando due colori io farò una piastrella partendo con un colore e la seconda piastrella partendo dal colore a contrasto. Quindi questa l'ho iniziata con il giallo, quella dietro la inizierò con l'arancio. Iniziamo andando a fare un anello magico all'interno del quale andremo a posizionare 8 punti ananas piccolini, quindi fatti da 3 maglie alte chiuse insieme. La prima la sostituiamo con 3 catenelle e poi andiamo a fare 2 maglie alte chiuse a metà, una e 2 maglie alte chiuse a metà. Chiudo tutto insieme, vado a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3, iniziando il primo angolo e subito dopo faccio un altro punto ananas, quindi una maglia alta chiusa a metà, 2 maglie alte chiuse a metà e 3 maglie alte chiuse a metà. Chiudo tutto insieme, adesso di catenelle ne faccio 2 e nuovamente un punto ananas, una chiusa a metà, 2, 3 maglie alte chiuse a metà e poi chiudo tutto insieme. E ripeto l'altro angolino, 3 catenelle e nuovamente un punto ananas, 1, 2, 3 e chiudo, 2 catenelle e punto ananas, 1, 2 e 3, chiudo. Terzo angolo, 1, 2, 3 catenelle, punto ananas, 1, 2 e 3, chiudo, catenelle 2 e punto ananas, 1, 2, 3 e chiudo, 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle e ultimo punto ananas, 1, 2 e 3, chiudo tutto, 2 catenelle, stringo l'anello tirando il filo e mi chiudo nella prima maglia di base, quindi nella terza catenella dal basso, 1, 2, 3, entro all'interno della maglia, faccio una maglia bassissima, dopodiché tiro, taglio, fermo il filo, poi rientro nello stesso punto dal retro e porto indietro il filo di lavorazione. Adesso prendiamo il filo del secondo colore ed entriamo in uno degli angoli, quindi in uno degli archetti di 3 maglie. Andiamo a realizzare nuovamente l'angolino.
Quindi entriamo con il filo nuovo, lo agganciamo, facciamo la prima catenella con due fili, lasciamo andare il filo più corto, lo teniamo accostato, questo così lo facciamo sparire subito, lo inglobiamo nei punti e realizziamo una e due catenelle. Dopodiché due maglie alte chiuse a metà, una e due. Chiudo 3 catenelle. Carico il filo e nuovamente punto ananas, una, due, tre maglie alte chiuse a metà, chiudo tutto insieme. Adesso faccio una catenella e nell'archettino di due maglie che separa questo punto ananas da questo, qui in mezzo faccio 3 maglie alte, una, due e 3 maglie alte. Una catenella di separazione, entro nell'angolo successivo e nuovamente due punti ananas separati da 3 catenelle. 2, 3 maglie alte chiuse a metà, chiudo tutto insieme. Una, due, 3 catenelle. 1, 2, 3 punti alti chiusi a metà, chiudo tutto insieme. Una sola catenella e 3 maglie alte nell'archettino laterale. Una, due, tre, una catenella e nuovamente l'angolino, quindi due punti ananas separati da 3 catenelle, una sola catenella, nuovamente 3 maglie alte all'interno dell'archettino laterale, una catenella, nell'ultimo angolino andiamo a realizzare nuovamente due punti ananas separati da 3 catenelle. Una catenella di separazione, 3 maglie alte e poi ci chiudiamo insieme. Una volta terminate le ultime 3 maglie alte, facciamo la catenella di separazione, anche in questo caso entriamo nella terza catenella dal basso, facciamo una maglia bassissima, tiriamo, tagliamo, fermiamo il filo, poi rientriamo nel punto e portiamo sul retro del lavoro il filo di lavorazione e procediamo con cambiare nuovamente colore. Entriamo nello stesso angolino, così ci portiamo dietro uno dei fili, agganciamo e ripetiamo quello che abbiamo fatto prima, quindi facciamo 3 catenelle, la prima con due fili. Teniamo accostato anche questo, così almeno lo facciamo sparire subito. Facciamo altre 2 catenelle a sostituzione della prima e poi nuovamente 2 maglie alte chiuse a metà. Chiudo tutto insieme, una, due, 3 catenelle. E un altro punto ananas, una, due, tre maglie alte chiuse a metà, chiudo tutto insieme, una catenella. Adesso vado a fare i primi aumenti. Nei due archettini di una maglia che ci sono ai lati delle 3 maglie alte, andiamo a realizzare 2 maglie alte. Tengo sempre i fili accostati sul retro del lavoro in modo che non spuntino dalla parte esterna e vado a realizzare 2 maglie alte. Una e due e poi una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie centrali, quindi una, due, tre maglie alte e nuovamente 2 maglie alte nel secondo archettino, quindi qui una e 2 maglie alte. E procedo con il secondo angolo, una catenella di separazione e all'interno dell'angolino nuovamente due punti ananas separati da 3 catenelle. Una catenella di separazione. E nuovamente nel primo archettino di una maglia accanto alle maglie alte realizzo 2 maglie alte, una e due, e una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte, quindi una, due e tre, e 2 maglie alte all'interno del secondo archetto, una e due, una catenella e ripeto l'angolino. Quindi all'interno degli angoli faremo sempre
da qui alla fine del lavoro due punti ananas separati da 3 catenelle, sempre una catenella di separazione tra l'angolino e la parte laterale e tra la parte laterale e l'angolino successivo. 3 catenelle di separazione tra i due punti ananas all'interno dell'angolo e procedo così per tutto il giro. Ci chiudiamo sempre nello stesso modo, quindi dopo aver fatto in questo caso le ultime due maglie alte nell'ultimo archetto, ci chiudiamo sempre nella terza catenella dal basso con una maglia bassissima, tiriamo, tagliamo, fermiamo, entriamo nel punto e andiamo a portare indietro il filo e cambiamo nuovamente, quindi cambiamo ad ogni giro il colore. Entriamo nell'archetto d'angolo, agganciamo il filo e nuovamente 3 catenelle, rientro nell'archetto e nuovamente due punti ananas separati da 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle e secondo punto ananas, 1, 2 e 3 punti a metà e poi chiudo tutto insieme. Una catenella di separazione e adesso procederemo sempre nello stesso modo ingrandendo la nostra piastrella a piacimento, andando ad aumentare di 4 maglie per lato, 2 le facciamo nell'archettino di una maglia precedente alle maglie alte e 2 dopo. Quindi entro nel primo archetto e realizzo le due maglie alte, 1 e 2. Poi punto su punto, quindi maglia alta su maglia alta, sino ad arrivare al secondo archetto. Sono arrivata al secondo archetto e realizzo gli altri due aumenti, quindi entro nell'archetto e faccio due maglie alte, faccio la catenella di separazione dentro nuovamente nell'angolo e realizzo nuovamente i miei due punti ananas separati da 3 catenelle. Una catenella di separazione e ripeto, nel primo archetto lavoro due maglie alte, maglia alta su maglia alta, nel secondo archetto due maglie alte, una catenella di separazione, angolino, due punti ananas separati da 3 catenelle e procedo in questo modo ad ingrandire la mia piastrella andando semplicemente ad aumentare le maglie alte tra gli angoli. Quindi ad ogni giro io aumenterò due maglie da questa parte e due maglie da questa. Una volta che abbiamo terminato di realizzare la seconda piastrella, perché ne facciamo due uguali, nella seconda non tagliamo il filo, andiamo a prendere la presina distrutta, tagliamo via il laccettino, che di solito tutte lo hanno, così in modo da renderla perfettamente lineare. Prendiamo le nostre piastrelle e ne mettiamo una sopra, poi voltiamo e la seconda la mettiamo dietro. E adesso andiamo ad unirle. Voltiamo e riprendiamo la lavorazione a partire dall'archettino, quindi dall'archettino successivo all'angolo. Qui abbiamo il filo, la piastrella che abbiamo finito per seconda. Quindi entro all'interno dell'archettino che mi ritrovo subito dopo l'angolo. E nello stesso archetto, nella piastrella davanti, aggancio e faccio una maglia bassa. Rientro sempre nello stesso archetto e faccio una seconda maglia bassa. E poi lavoro un punto basso, prendendone uno da un pannello, uno dall'altro, in ognuno dei punti alti che mi ritrovo sotto. Quindi punto davanti, punto dietro, maglia bassa. Punto davanti, punto dietro, maglia bassa. Punto davanti, punto dietro, maglia bassa e procedo sino ad arrivare all'archettino successivo. Come detto, quando siamo arrivati all'archetto facciamo due maglie basse, una e due. Adesso lavoriamo una maglia bassa sopra il punto ananas, davanti ovviamente dietro, tre maglie basse all'interno dell'archettino, quindi una, due e 3, una maglia bassa sopra il punto ananas, davanti e ovviamente dietro. All'inizio potete anche toglierla la presina, quindi due maglie basse all'interno dell'archetto,
E poi punto su punto sopra ogni maglia alta facciamo una maglia bassa prendendo una maglia dal pannello davanti e una maglia dal pannello dietro. E ripetiamo in questo modo sino al termine. Una volta che avremo terminato il giro, entriamo nella prima maglia, facciamo una maglia bassissima, poi realizziamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle, saltiamo le 3 maglie angolari e andiamo a realizzare una maglia bassissima nella quarta, quindi 1, 2, 3 le saltiamo, entriamo nella quarta. E andiamo a fare un'altra maglia bassissima. Ora facciamo un giro di punto gambero, quindi entriamo nel punto indietro, agganciamo il filo e chiudiamo le due asole. Punto indietro, agganciamo il filo, chiudiamo le due asole e proseguiamo così per tutto il giro. Quindi punto indietro, aggancio e chiudo le due asole. Punto indietro, aggancio e chiudo. Al termine, quindi al punto in cui c'è l'aggancio, entriamo all'interno della catenella e lavoriamo al contrario, quindi invece di fare le maglie basse facciamo il punto gambero. Così. Quando arriviamo al termine, entriamo nell'ultimo punto e facciamo una maglia bassissima, poi tiriamo, tagliamo. Fermiamo il filo, prendiamo un ago da lana e andiamo a fare sparire il filo di lavorazione e così tutti i fili di lavorazione all'interno dei punti lavorati. In questo caso faremo sparire alla base delle maglie basse. Dopodiché sfiliamo e tagliamo. E la nostra deliziosa presina è terminata. Abbiamo salvato una vecchia presina ed è veramente carina e gradevole da vedere. Adesso non vi rimane che prendere in mano l'uncinetto e il filato e provare a farla. Il nostro tutorial è terminato. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un abbraccio e un bacione e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao amorosi!